Buongiorno a tutti i telespettatori di Gilda TV. Siamo a Salerno, dove i delegati della Gilda degli insegnanti sono riuniti in Assemblea Nazionale. Si esaminano i punti principali, ma non solo quelli, si esamina in maniera dettagliata il disegno di legge contro la scuola licenziato dalla Camera. È qui con noi il coordinatore nazionale della Gilda degli insegnanti, al quale poniamo una domanda importante. Rino Di Meglio, sembra che la Gilda degli insegnanti per la prima volta in tanti anni abbia assunto una posizione molto definita e molto, come dire, chiara politicamente. La politica è la cosa pubblica semplicemente, quindi la scuola fa parte della cosa pubblica perché parliamo della scuola pubblica statale. Abbiamo dato delle indicazioni politiche in questa Assemblea Nazionale perché siamo, rispetto a una situazione nuova che non si era mai verificata, siamo rispetto a una rottura tra una parte maggioritaria del Parlamento italiano in questo momento e quindi di un partito che guida questa maggioranza e la scuola che a sua volta ha dimostrato con lo sciopero del 5 maggio, con le tantissime manifestazioni, di non essere assolutamente d'accordo con quanto si sta facendo. A questo punto, siccome fra qualche giorno ci saranno anche delle votazioni, come cittadini non possiamo fare a meno, non di scendere a favore di un partito o dell'altro, ma di indicare con chiarezza quello che è successo, di indicare i comportamenti, di come hanno votato i rappresentanti del popolo e che poi i cittadini si regolino di conseguenza, magari punendo chi ritengono che abbia fatto male. Questa è l'indicazione che stiamo dando e colleghi sono invitati a scegliere a questo punto tra quei partiti che si sono comportati magari correttamente facendo opposizione. Questo non è fare sposare un partito, questo è fare politica nel senso più nobile della parola, cioè dando ai cittadini o ridando ai cittadini un potere attraverso il loro voto. Rino Di Meglio, se non ho capito male, si tratta di un richiamo all'esercizio attivo della cittadinanza, cioè la rappresentanza politica rappresenta veramente chi ti vota, cioè quindi la volontà dell'elettorato. Esatto, ritengo che troppi cittadini italiani si siano ritirati astenendosi dal voto, è un fenomeno che conosciamo benissimo, ecco, ma non serve a nulla astenersi. Chi va a votare vale il doppio e quindi richiamo tutti i colleghi e i cittadini innanzitutto all'esercizio del diritto di voto. Attraverso questo esercizio possiamo dare dei segnali politici importanti e questo ritengo si debba fare subito a partire dalle prossime elezioni amministrative. Andate a votare. Tenete presente quello che è successo e che sta succedendo alla scuola e regolatevi di conseguenza. Dopo l'approvazione alla Camera, questo disegno di legge sulla scuola deve fare il passaggio al Senato. Renzi ci ha detto che in alcune parti il progetto di legge può essere emendato. Che cosa propone di emendare la Gilda degli insegnanti? Allora, intanto va chiarito che gli emendamenti non li presentiamo noi, ma li presentano i parlamentari. Va anche premesso che molto spesso il governo ci ha preso in giro perché fino ad oggi non abbiamo mai avuto occasione di una vera trattativa. In un paio di occasioni ci hanno semplicemente ascoltati, in qualche altra senza neanche darci informazioni. Ci sono alcuni punti di questo disegno di legge, che sono quelli che noi riteniamo i peggiori, quelli che stravolgono la libertà di insegnamento della scuola, che debbono sparire da quel disegno di legge. Il primo innanzitutto dare al preside, al dirigente scolastico, un potere di assunzione diretta. Questo è un potere che nella pubblica amministrazione è semplicemente incostituzionale. L'articolo 97 della Costituzione lo dice con chiarezza, quindi prima cosa questo deve sparire. Deve sparire la questione degli ambiti o degli albi territoriali, e cioè i docenti come tutti i lavoratori hanno diritto ad essere stabili nella sede che acquisiscono, perché questo non è un diritto che hanno solo gli insegnanti, lo ha chiunque lavori anche in un posto privato. E quindi è inaccettabile che i nostri contratti diventino triennali, che dopo 3 anni, se sei antipatico al dirigente scolastico, ti dà una pedata e ti dice vattene altrove, vattene nell'albo e poi magari va a lavorare a 100 km da casa tua. Forse gli italiani non hanno capito che sta scritto esattamente questo. L'altra cosa inaccettabile assolutamente è la questione di vedere inseriti studenti e genitori nel comitato di valutazione del servizio degli insegnanti.
Io penso che qualunque categoria di professionisti abbia un semplice diritto, quella di essere valutata sì, ma da persone che sono competenti e indipendenti, e gli alunni di un insegnante non possono essere quelli che a loro volta vadano gli insegnanti, né i genitori, perché sicuramente si crea un conflitto di interesse. Ecco, queste sono parti che vanno là. C'è un'ultima cosa che dimenticavo, molto importante, l'altra bestialità, quell'articolo che prevede che dopo 36 mesi di supplenze uno non possa più essere assunto, cioè viene licenziato. Alla faccia del merito. Questo è il contrario del merito, perché chi viene chiamato e dovesse lavorare 36 mesi lavora per tutto questo periodo perché sta in cima alla graduatoria e quindi ha più titoli culturali di servizio, vuol dire che è più bravo. Beh, visto che tu sei più bravo, io governo per non crearti un diritto a una futura assunzione, piglio e ti licenzio. Questo si chiama principio del merito. Ma se la Gilda, associazione professionale e sindacale, non può presentare emendamenti, dal punto di vista pratico, come agirete? Beh, noi chiederemo ai parlamentari che conosciamo, al maggior numero possibile, che loro presentino gli emendamenti, perché chiaramente la Gilda può dare le sue posizioni, le sue idee, i suoi suggerimenti, ma non è che il sindacato o l'associazione professionale presentano degli emendamenti. Da Salerno, dalla Gilda TV è tutto, ringraziamo Rino Di Meglio e vi diamo appuntamento alla prossima diretta. Arrivederci.